registrare una sequenza di video per quanto riguarda i punti delle nostre macchine da cucire. Allora, inizieremo proprio dalle basi per capire, perché ovviamente non tutti sanno utilizzare la macchina. Le più esperte ovviamente non avranno bisogno di questi video, però per chi ha il primo approccio con il cucito, ho pensato di spiegare alcune cosine proprio sui punti che vengono utilizzati nelle nostre macchine. Questa è una Silver Crest, una macchina che ha, mi sembra, in tutto un 30 punti all'incirca, ma alla fine di tutti questi 30 punti vedremo quali sono quelli che vengono utilizzati un pochino di più. Allora, il punto più importante, il punto dritto. Il punto dritto serve per fare le nostre cuciture, le cuciture che servono per qualunque capo o qualunque progetto noi stiamo realizzando. Questo punto può essere comunque adattato per alcuni tipi di cucitura. Ad esempio, se dobbiamo fare una cucitura tipo da prova, metteremo il nostro punto che noi abbiamo, in poche parole, su ogni macchina c'è la lunghezza e l'ampiezza dei punti. Vedete, questa è l'ampiezza e questa è la lunghezza. Ovviamente l'ampiezza a noi non ci interessa, la lasciamo come sta nel momento in cui utilizziamo il punto dritto, ma possiamo modificare la lunghezza del punto. Allora, normalmente si cuce sui 2, 2 e mezzo per qualunque tipo di cucitura che viene fatta classica, normale. Se invece noi vogliamo che il punto sia più lungo, andiamo a posizionare il nostro rullo nella misura più grande, che qui in questo caso è 4. Ora qui non so se riuscite a vederlo. Sì, eccolo qui, è 4. Questo punto lunghissimo, diciamo, è molto, la lunghezza è di 4 mm, possiamo dire all'incirca, che serve per, anziché imbastire un capo, noi possiamo dare una prima cucitura con questo punto, fare la prova del capo e poi, se non ci piace, scucirlo e fare poi la cucitura definitiva, spostando ovviamente il nostro punto verso il 2, 2 e mezzo, dipende insomma. E questo è per quanto riguarda il punto diritto. Un altro punto importante è lo zigzag. Lo zigzag a noi che cosa ci serve? Ci serve per rifinire, dopo aver fatto la cucitura, le nostre creazioni, una cucitura di un vestito, di una gonna, una maglietta, di un pantalone, quello che sia. Nelle cuciture, per non far sfilacciare, per non far rovinare la stoffa, noi eseguiremo questo punto zigzag. Questa volta però, per il punto zigzag, utilizzeremo sia l'ampiezza, cioè la lunghezza, dico, del punto, che l'ampiezza, perché il punto potrebbe essere più stretto, più largo, più lungo, più corto. Quindi in questa maniera possiamo regolare il nostro zigzag. E ora vi faccio vedere. Allora, per farvi capire, su questa riga ho lavorato con la lunghezza dei punti. In questa riga ho lavorato con l'ampiezza del punto. Che significa? Allora, con la lunghezza, vedete, ogni punto è vicino all'altro. Guardate, lo zigzag viene vicino un punto vicino all'altro. Mettendo una lunghezza maggiore, il punto viene più largo, vedete, più lungo verso la lunghezza, verso di voi, diciamo. Piano piano, più io metto la lunghezza del punto e più il punto verrà così, più largo, più lungo verso di voi, più che altro. Nella fattispecie della larghezza, invece, mettendo una larghezza inferiore, vedete che lo zigzag è appena percettibile, perché stiamo lavorando sull'ampiezza, quindi sulla larghezza di questo punto. Aumentando l'ampiezza, il punto prende sempre più a V. Vedete? Con questi due, ovviamente, passaggi, sia della larghezza, quindi dell'ampiezza del punto, e della lunghezza, possiamo
possiamo regolarci per tutti i punti che verranno in seguito, cioè nel senso tutti i punti da ricamo, tutti i punti per la cucitura elasticizzata. Noi sappiamo che per poter avere il lavoro che noi vogliamo, dobbiamo lavorare su questi due passaggi, la lunghezza e l'ampiezza del nostro punto. Spero che questo video vi sia utile e vi lascio al prossimo video tutorial. Ciao a tutti ragazzi e ragazze!